21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, è un santo cappuccino sacerdote che tra i cappuccini, tra i santi cappuccini c'è questa duplice dimensione di santità. Ci sono i santi questuanti, ignoranti, potremmo dire, forse con un termine troppo pesante, cioè del tutto analfabeti, che come San Felice da Cantalice conoscono solo sei lettere, cioè cinque rosse e una bianca, le cinque piaghe del Cristo e la Madonna. E poi ci sono santi molto istruiti, predicatori, trascinatori di popolo, tipo San Lorenzo da Brindisi, il quale nasce il 22 luglio 1559 a Brindisi, rimane quasi subito orfano di entrambi i genitori e viene allevato i primi anni dai padri conventuali. E qui già si distingue perché i padri conventuali francescani facevano fare delle piccole prediche ai ragazzi e lui commuove e coinvolge tutta l'assemblea a Brindisi quando tocca a lui, appena a 10 anni, a predicare davanti alle persone. A 14 anni si trasferisce a Venezia da uno zio che è canonico della chiesa di San Marco e poi entra tra i frati cappuccini e qui prende il nome di Fra Lorenzo. Lui in realtà si chiamava Giulio Cesare Russo e questo Fra Lorenzo studia a Padova, viene ordinato il 18 dicembre 1582 e poi inizia una carriera travolgente, nel senso che diventa quasi subito superiore provinciale e brucia tutte le tappe della carriera all'interno dell'ordine cappuccino, che era il più numeroso insieme a quello gesuita, per diventare ministro generale dell'ordine, cioè il numero uno. Non solo, ma partecipa come delegato papale alla battaglia contro i turchi, che si verifica, che ha luogo nel 1601 ad Alba Reale, nell'attuale Ungheria. E lì lo si vede come un personaggio miracoloso, e colui con la croce in mano, i turchi lo vedevano gigantesco e lo considerarono da quel momento quasi un mago, e invece i cristiani lo consideravano un santo, perché egli passava in mezzo ai combattimenti, tra le armi, tra le cannonate, le sciabolate, le archibugiate, i proiettili non lo colpivano. E da quel momento fu considerato un santo e ebbe stima grandissima da parte dei romani pontefici, dei cardinali, dei vescovi e non solo, ma aveva persino il tempo di scrivere libri. Difatti la sua opera, soprattutto mariologica, cioè la sua opera sulla Madonna, il Mariale che egli ha scritto, è un classico degli studi teologici sulla Vergine Maria. Non solo, ma nel 1959 Papa San Giovanni XXIII l'ha proclamato dottore della Chiesa col titolo di Doctor Apostolicus, proprio in virtù di questi scritti sulla Madonna di San Lorenzo da Brindisi. Quindi, tra tutte le cose che faceva, in quanto generale dell'ordine, girò tutti i gruppi e tutte le case cappuccine del Nord Europa, le predicazioni per cui era richiesto in tutta Europa, il fatto di essere cappellano militare dei cristiani nella guerra contro i musulmani, contro i turchi, tutto questo non gli impediva di scrivere e tutto questo non gli impediva, neppure di studiare le lingue, perché conosceva fluentemente 10 lingue, tra cui le lingue orientali, l'ebraico. Molti ebrei, parlando con lui in ebraico, si convertirono al cattolicesimo e alcuni ebrei dicevano che non sentivano in lui nessun accento,
tanto era la sua capacità di sapienza nell'apprendere le lingue e la sua memoria, che era veramente prodigiosa. Morì nel 1619, il giorno del suo 60° compleanno, probabilmente avvelenato. Lui a Brindisi aveva fatto costruire un convento cappuccino nella sua casa natale e si stava recando a Brindisi quando i napoletani gli chiesero di intercedere presso il re Filippo IV perché egli richiamasse il viceré di Napoli, il conte, il duca di Osuna, il conte duca di Osuna, il quale si chiamava Pedro de Giron, duca de Osuna, il quale li maltrattava, li opprimeva i napoletani. I napoletani chiesero proprio a lui di appunto recarsi dal re in Spagna per intercedere per loro. Egli andò in Spagna, ma il re, che era anche re di Portogallo, era a Lisbona, quindi si recò a Lisbona e lì probabilmente fu avvelenato il giorno del suo 60° compleanno. Però lui aveva preannunziato al re che se non avesse cambiato il duca di Osuna in quanto governatore di Napoli, viceré di Napoli, sarebbe morto entro 2 anni. Infatti dopo pochi mesi morì anche il re di Spagna. Quindi San Lorenzo da Brindisi, profeta, apostolo, uomo di grandi virtù e di scienza, dottore apostolico, prega per noi.